controlli a Smirne, un principio di tsunami anche a Samos e scossa avvertita fino ad Atene alla Bulgaria. È salito ad almeno 14 morti e oltre 500 feriti il bilancio del forte terremoto avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì tra Turchia e Grecia. Quasi tutte le vittime sono state registrate a Smirne, la città più colpita dal sisma. Una sessantina qui, secondo le autorità locali, le persone estratte vive dalle macerie, mentre scavi per rinvenire eventuali altri superstiti erano ancora in corso in altri 17 edifici. Il governatore della città turca ha parlato di 4 stabili completamente distrutti e altri 10 gravemente danneggiati. La portata della devastazione è imputata dagli esperti a potenza e localizzazione del sisma, una scossa di quasi 7 gradi della scala Richter, con epicentro non lontano dall'isola di Samos ed ipocentro ad appena una decina di chilometri di profondità. Allagamenti imputabili al terremoto si sono verificati a Smirne, ma un'allerta tsunami è stata diramata anche a Samos, dove i media locali hanno stimato in una cinquantina di centimetri l'innalzamento del livello del mare registrato nelle ore immediatamente successive al sisma. Sull'isola greca hanno perso anche la vita 2 giovani travolti dal crollo di un muro.